Il bosco di Montagna Grande non esiste più. Quello che fino a 3 mesi addietro era un meraviglioso polmone verde, adesso ha preso i colori degli alberi andati a fuoco con le chiome marroni e i tronchi anneriti. Un autentico pugno allo stomaco, considerata la bellezza di questa montagna devastata dall'incendio dello scorso 31 luglio. È bruciato per 2 giorni con il fuoco che ha divorato oltre 600 ettari di area boscata. Praticamente il fuoco si è preso quasi tutta la montagna. In alcune zone si vede un effetto a macchia di leopardo tra chiome verdi e quelle marroni degli alberi del tutto bruciati. In altri versanti, la montagna è invece completamente annerita ed entrando nel bosco si ha l'esatta contezza della gravità della situazione con alberi a terra ed altri destinati a finirci una volta ridotti a scheletri. E ancora il terreno avvolto dalla cenere e intere parti di boschi divorate dalle fiamme, completamente distrutti. Una devastazione. In questo annus horribilis degli incendi in provincia di Trapani, Montagna Grande è sicuramente quella dove sono andati a fuoco più alberi e dove Madre Natura ha pagato il prezzo più alto perdendo un intero bosco bellissimo e che dava aria buona da respirare e un senso di benessere e avvolgimento. Ma quell'angolo di paradiso che accoglieva tutto nel suo abbraccio verde adesso si presenta così. L'incendio di Montagna Grande è stato tra i più gravi della scorsa estate. Purtroppo già all'indomani dell'incendio non si è più parlato dei danni causati dall'incendio a cavallo tra fine luglio e primi di agosto. Eppure Montagna Grande meriterebbe ben più attenzione e sicuramente degli interventi mirati in tempi brevi, intanto per vedere cosa si può salvare dopo il rogo della scorsa estate. Poi ci sarebbe bisogno di un'azione di bonifica per rimuovere gli scheletri delle piante bruciate. E prima o poi bisognerà iniziare a parlare di rimboschimento e di serie politiche ambientali per difendere, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico della provincia di Trapani, che proprio a Montagna Grande vedeva pulsare il suo cuore verde. Appunto, vedeva fino a 3 mesi fa. Adesso questo cuore ha cambiato colore e sa ancora di bruciato.